Oggi. L'importanza della partita di questa sera, anche visto il risultato della Lazio, ci sarebbe la possibilità di scavalcare anche la Lazio in classifica in caso di vittoria? Beh, sicuramente è una partita a mio giudizio difficile perché viene tra i due derby, quindi è normale che dobbiamo essere bravi nell'essere sempre concentrati su questa partita e non pensare a martedì. E quindi da questo punto di vista, oltretutto, il Sassuolo è una squadra molto insidiosa che ci ha dato sempre dei problemi e quindi dobbiamo veramente essere molto molto bravi. Come state vivendo questa attesa per il ritorno di Champions? Come lo vive la squadra? Si dirà anche qualcosa di particolare ai giocatori, visto che, come ha detto anche dal palco, c'è forse anche il rischio di sottovalutare l'avversario dopo l'andata? No, l'affrontiamo con la consapevolezza di aver fatto una prestazione molto di qualità che ha portato a un risultato di 2-0. Poi con grande umiltà, con i piedi ben appoggiati a terra, sapendo che nel calcio può capitare di tutto, e quindi però con la convinzione che deve essere sinonimo di grandissimo ottimismo nel rispetto degli avversari. A questo punto, a prescindere da come andrà, gli danni verranno fermati? Beh, questo non è certo legato a un risultato del derby, sicuramente. Cioè, Inzaghi ha lavorato bene, è stato un momento di difficoltà, ma in questi 2 anni ha dimostrato di essere un allenatore all'altezza dell'Inter. Ha parlato del che ha preceduto la partita di andata e questa, ha notato qualche differenza magari nel lavoro quotidiano, nei ragazzi, a livello di approccio, di testa, di fame? No, è un momento in cui noi abbiamo, tra virgolette, superato quella risetta che ci aveva un po' attanagliato. Abbiamo trovato quella convinzione, quella motivazione, con delle belle prestazioni convincenti che ci hanno portato a inanellare dei risultati positivi sia in Champions che anche in campionato. Stasera dobbiamo continuare. Ha parlato del rinnovo di Bastoni, quello di Çalhanoğlu, possiamo considerarlo per dato? Sui rinnovi preferiamo non parlare adesso, perché chiaramente abbiamo un po' congelato queste situazioni in attesa di vedere l'epilogo della stagione, dopodiché le riprenderemo. Però è normale che le valutazioni che faremo saranno valutazioni razionali, che non sono solo sentimentali, perché se fosse solo legato al sentimento sarebbero tutti i giocatori da rinnovare. Grazie mille. Grazie.